Siamo a Sedriano con Ersilio Mattioni, esperto della politica sedrianese, e si va a votazioni. C'è una lista che dicono che sia vicina a Celeste. Cosa ne pensi? Beh, intanto si va a votazioni a Sedriano dopo 2 anni di commissariamento, perché nel 2013 il comune di Sedriano venne sciolto per mafia e fu il primo e finora unico caso in Lombardia, il che non vuol dire che Sedriano è l'unico comune infiltrato dalla mafia, perché ci sono stati altri comuni infiltrati come e forse anche più di Sedriano, se pensiamo ai casi di Buccinasco, ma anche ai casi di Desio e ad altri comuni che comunque non sono stati sciolti, perché gli amministratori in carica si dimisero prima. Sedriano fu invece un caso assolutamente atipico, unico nel suo genere, cioè l'ex sindaco Alfredo Celeste e i suoi fedelissimi amministratori in maniera pervicace restarono in carica a tutti i costi, attaccati alle loro poltrone, quando tutti, anche alcuni esponenti della loro parte politica, dicevano loro che il comune sarebbe andato incontro allo scioglimento per mafia, quindi chiedevano loro di dimettersi per evitare a Sedriano l'onta dello scioglimento per infiltrazioni dell''ndrangheta, che è un'onta che poi si ripercuote e ricade su tutti i cittadini. Per capire cosa è successo bisognerebbe fare un po' di cronistoria, non so se abbiamo qualche minuto per farla. Vai. Allora, nell'ottobre del 2012 l'ex sindaco Celeste viene arrestato, viene mandato agli arresti domiciliari, viene accusato di corruzione in un processo che riguarda i rapporti tra la politica e la mafia. In quell'occasione vengono arrestate anche altre 19 persone, tra cui un ex assessore regionale, Domenico Zambetti, e quell'assessore regionale è una vecchia conoscenza di Sedriano, perché venne a Sedriano nel 2009 e venne nel territorio nel 2009 e sponsorizzò la candidatura nella lista di Celeste di Teresa Costantino, che poi venne eletta in consiglio comunale e che è la figlia del boss Eugenio Costantino, anche lui tra questi 19 arrestati. E in quell'ottobre 2012. Un altro personaggio arrestato noto ai sedrianesi è Marco Scalambra, un chirurgo dell'Humanitas e marito dell'ex capogruppo PDL a Sedriano con Celeste Silvia Fagnani, e poi molti altri, alcuni con la funzione più di picciotti, di sgherri al servizio dei mafiosi. Dopo ormai 3 anni da quei fatti, in un processo che è cominciato, si è interrotto, si è diviso in 2 tronconi, è ripreso, ci sono stati anche degli errori da parte della procura e poi dei ritardi provocati ad arte dagli avvocati difensori per allungare i tempi, quel processo giunge oggi alle battute finali con le richieste di condanna da parte del pubblico ministero, che sono state per il sindaco Celeste, al quale sono state concesse le attenuanti generiche, 3 anni e 6 mesi. Per il chirurgo Scalambra 6 anni e 6 mesi, per l'ex assessore Zambetti 10 anni e per il boss Eugenio Costantino 17 anni, che si sommano a un'altra condanna a 14 anni che Costantino ha già avuto in un altro processo per sequestro di persona ed estorsione. Questo è il quadro giudiziario. In questo clima Sedriano va al voto e la cosa sorprendente è che l'ex sindaco Celeste ha cercato fino all'ultimo momento di ricandidarsi e non ha potuto farlo soltanto perché nel frattempo era stato colpito da un altro provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio, cioè il divieto di candidatura. Allora si candida una lista a lui vicina, che candida sindaco Mucciarelli, di cui non ricordo il nome di battesimo, mi aiuta Erika, Maurizio Mucciarelli, che è un esponente di Fratelli d'Italia. La lista è sostenuta da Fratelli d'Italia e da Forza Italia. Dentro questa lista ci sono 3 fedelissimi di Alfredo Celeste, che sono 3 ex assessori. Una è Silvia Scolastico, un'altra è Massimiliana Marazzini e Gennaro Luciano. Silvia Scolastico non c'è, credo, scusa, facciamola bene. I 3 fedelissimi sono Adelio Pivetta, ex vice sindaco sceriffo, ex Lega, poi espulso dalla Lega per varie vicissitudini quando la Lega abbandonò Celeste e lui invece restò fedele al suo sindaco. Gennaro Luciano è assessore Pasdaran, uno dei più convinti nel sostenere l'innocenza di Celeste,
e Massimiliano Marazzini, che occupava un settore strategico anche in virtù di quello che è successo, cioè i lavori pubblici. Questi tre fedelissimi sono oggi candidati nella lista di Mucciarelli, il quale ha dichiarato a un'intervista al settimanale Libera Stampa Alto Milanese, curata da Erika Innocenti, che queste tre persone non sono in lista per caso, ma sono in lista perché secondo lui non sono stati toccati dagli eventi, e non si capisce cosa voglia dire nel momento che questi assessori erano in carica, nel momento in cui il comune venne sciolto per mafia. Ma disse anche un'altra cosa significativa Mucciarelli, cioè che Celeste e tutti quegli altri suoi collaboratori che non si ricandidano potranno in ogni caso dargli una mano in caso di vittoria, perché sono persone che conoscono la macchina amministrativa, la conoscono talmente bene da averne provocato lo scioglimento per mafia. Siamo in una situazione paradossale. Ci sarebbe poi da dire che sul tema mafia registriamo molte timidezze del PD, per esempio, che di mafia parla poco e malvolentieri, e forse non è un caso, perché nella relazione la relazione ancora segretata per in buona parte del prefetto sullo scioglimento del comune per 'ndrangheta si citavano anche degli appalti dei lavori delle aziende che ruotavano attorno all'amministrazione negli anni del centro-sinistra. Timidezza da parte della Lega, che pure aveva abbandonato Celeste nel momento in cui erano emerse le prime stranezze, ma che sul tema mafia parla poco e malvolentieri. Timidezza del Movimento 5 Stelle, questa è forse la cosa che sorprende di più, che si è occupato molto di tanti temi in questi anni, ma molto poco e malvolentieri del problema mafia. E gli unici esponenti che si sono occupati seriamente delle infiltrazioni della mafia in questo comune sono stati gli esponenti di Sinistra di Sederiano, che corrono con una loro lista e non a caso non hanno fatto alleanza col PD, e poi l'ex consigliere comunale Gianni Curioni, che oggi è in una lista di centro, in una civica di centro, centrodestra, che candida a sindaco Susi Auletta. Ecco, al netto di Sinistra di Sederiano e di Gianni Curioni, tutti gli altri, e quindi diciamo l'80% circa, il 70% della rappresentatività politica sedrianese, di mafia non parla o parla malvolentieri e soltanto su richiesta, come se tutto quello che è successo non fosse mai accaduto o fosse di importanza minore o relativo o residuale. Guardando i nomi delle sei liste, appaiono molti giovani e scorrendo le date di nascita c'è proprio un ricambio generazionale dovuto alla questione politica. Questa è una buona cosa, per la verità, però il problema della legalità non è un problema anagrafico. Cioè, quello che è successo a Sederiano deve essere ricordato non per incolpare qualcuno e neanche per caricare di responsabilità chi oggi si candida ad amministrare il paese. Deve essere ricordato perché deve essere da monito. Cioè, quello che ha vissuto questa città dovrebbe essere una bussola di legalità per tutti quelli che si candidano ad amministrarla. E quindi oggi i candidati sindaci dovrebbero dire, come prima cosa, quando cominciano i loro discorsi, quando inaugurano le convention, quando si presentano al pubblico per la prima volta, dovrebbero dire: arriviamo da 2 anni di commissariamento perché il comune è stato sciolto per mafia, noi ci impegneremo perché questo non accada più, mettendo in campo strumenti, trasparenza, controllo sugli appalti, emarginando, mettendo fuori dalla scena politica tutte le persone che hanno concorso a quello scioglimento, a vari livelli. In primis naturalmente e gli ex amministratori, ma anche quelli che avrebbero dovuto controllare e non l'hanno fatto fino in fondo. Il ricambio deve essere un ricambio non banalmente generazionale, ma un ricambio della classe politica, di tutta quella classe politica che ha avuto a che fare con questi eventi, che sono di una gravità inaudita, anche se oggi nessuno ne parla più. Adesso c'è l'incontro della lista di cui si pensa che ci sia presente Celeste, e quindi andiamo a vedercelo? Ma io ho avuto questa notizia, in effetti, che Celeste potrebbe essere all'incontro della lista Mucciarelli. Io quello che non capisco, ma può capitare solo in una nazione come l'Italia, com'è possibile che un ex sindaco
è responsabile dello scioglimento del proprio comune per mafia, e questo al di là delle sentenze di condanna o di innocenza che ancora devono essere pronunciate, ma responsabile oggettivamente per i fatti che sono accaduti, possa ancora pretendere di calcare la scena pubblica come se nulla fosse successo. Una cosa che mi ha colpito durante la requisitoria del PM mercoledì scorso in Tribunale a Milano è stata una frase, e cioè che la richiesta di condanna per Celeste a 3 anni e 6 mesi di carcere viene motivata, fra le varie cose, così, dice il PM, Celeste non poteva dire di no ai Musitano, e Musitano sono una famiglia mafiosa, e non sono una famiglia mafiosa perché noi abbiamo stabilito questo, l'hanno stabilito sentenze della magistratura passate in giudicato, lo stabiliscono fonti aperte, basta andare su Wikipedia per capire chi è quella famiglia. Ecco, io sarei terrorizzato se vivessi in un paese in cui c'è stato un sindaco che non poteva dire di no a una famiglia mafiosa. E nonostante tutto, questo sindaco continua a calcare la scena pubblica, autoassolvendosi da ogni responsabilità e proclamandosi innocente. Questa è veramente una vergogna, ed è una vergogna che le altre forze politiche stiano a parlare di parchi, di strade, di buche, e non invece prioritariamente di questo problema, che è un problema serio, serio. Ci incontriamo dopo le elezioni, così ne faremo un punto per vedere com'è andata. Senz'altro, grazie. Ciao.